Salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video. Chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti. Siamo felici di tornare nuovamente con voi. Bene, come vedete, ultimamente stiamo un pochino alternando i video. Continuiamo la serie di video, appunto, che è questa, in risposta al mondo ufologico. E dall'altro lato ci alterniamo con altri video, appunto, sul tema dell'escatologia. Siccome ci troviamo negli ultimi giorni, negli ultimi tempi, previo rapimento della Chiesa, che può veramente avvenire da un momento all'altro, è chiaro che dobbiamo, come dice la parola di Dio, informare tutti coloro, appunto, che sono in cerca sia di verità e sia coloro che hanno già abbracciato la verità, che ricordiamo la verità assoluta si trova in una persona che si chiama Gesù, egli è il Cristo, il Messia promesso. E quindi tutti coloro che già hanno abbracciato questa verità, comunque è necessario ascoltare appunto quelle che sono le profezie e le grandi verità che si trovano dentro la parola di Dio, che ci parlano degli ultimi tempi. E quindi ci stiamo alternando. Ma in questo video, appunto, vogliamo proseguire la serie che stiamo dedicando in risposta a tutti questi mondi che stanno attaccando la parola di Dio. Guarda caso, solo la parola di Dio, solo la Bibbia stanno attaccando, altri libri sanguinari che veramente possiamo dire che sono altamente sanguinari, quelli sono intoccabili, anzi li difendono. Quindi noi rispondiamo in questo video, continuiamo a rispondere all'ugnosticismo, alla massoneria, alla New Age, al mondo della scientologia, dei cosiddetti scientologi, e anche al cattolicesimo, perché diciamo che in questo video dimostreremo come il collegio cardinalizio avallato dal Papa sta dando una forte mano a questi mondi per cercare di distruggere la veridicità della parola di Dio. Siamo coscienti del fatto che non pochi cattolici ci seguono e che cadranno dalla sedia. Ma prima di giudicare, perché dobbiamo giudicare tutti, ma dobbiamo giudicare con fondamento, prima di giudicare vi invitiamo a seguirci fino alla fine. Dopodiché potrete giudicare e potrete vedere se quello che diciamo è vero o è falso. Vi mostreremo gli stessi scritti del collegio cardinalizio, avallato appunto dal collegio cardinalizio e dal papato, che appunto sostengono le pazze teorie di questi mondi appena citati, appunto l'ognosticismo, la massoneria, la New Age, Scientology, eccetera, eccetera, eccetera. Tutti mondi imparentati, tra l'altro. Vige un grande sincretismo in tutti questi movimenti, il cui fondamento è niente meno che l'ognosticismo per tutti quanti. Veniamo subito a noi, vogliamo subito iniziare. Vi prego di avere un po' di pazienza, nel senso che forse ci dedicheremo un tempo un po' lungo a questo video, ma riteniamo sia estremamente importante quello che diremo in questo video. Se non vado errato, questo dovrebbe essere il numero 19. Quindi preme segnalare, come sempre, l'importanza e la necessità di visionare i video precedenti. In tal caso, ti troverai come un pesce fuori d'acqua. Abbiamo veramente dimostrato come tutte le accuse di questo mondo ufologico, che appunto ogni nazione avrà il suo birillo di turno, nel senso di ci sono tanti birilli. Quando vai a giocare a bowling ci sono tanti birilli e ogni nazione c'ha il suo birillo. Questo è un termine coniato da un caro fratello in Cristo e amico in Cristo, che Dio lo benedica. Le cose buone a me piace anche prenderle, gloria a Dio. Bene, questo mondo gnostico sta attaccando, sta facendo conferenze, agnostico, massonico, sta facendo conferenze in tutta l'Italia e ogni tanto va anche all'estero.
per sbandierare appunto il cosiddetto Dio alieno nella Bibbia, che non vuole essere una denuncia in particolare contro un personaggio, ma contro il mondo che si trova dietro a questo personaggio, che è un mondo appunto massonico. È la propria massoneria, che a sua volta sappiamo che la massoneria comunque è controllata da Babilonia la Grande, ma questa è un'altra storia. Sarà oggetto di altri video. Benissimo. E quindi sta facendo del tutto per utilizzare la menzogna condita con qualche verità o con mezze verità. Ma noi sappiamo che un po' di verità non è la verità. Ecco qui che l'ecumenismo viene completamente smontato. Dietro a questo, diciamo, mondo ufficiale ci sono poi i discepolini, i gnosticini, quelli della New Age, i piccolini che, poverini, non sanno nulla di nulla, si mettono a fare video e vogliono insegnare quello che loro stessi non comprendono e non sanno, e dicono una marea di frottole. Molti di questi non vi diranno mai che sono dei gnostici, non ve lo diranno mai. Ma se voi seguite i nostri video, saprete come individuare, come riconoscere uno gnostico. Anzi, tra un pochino, se Dio vorrà, faremo ulteriori video dedicati solo allo gnosticismo, proprio per smascherare questo mondo massonico. Ricordiamo che lo gnosticismo è il fondamento della massoneria. Questo è molto importante. Gloria a Dio. Quindi, questo mondo ufologico ufficiale, e non solo, già ne abbiamo parlato di queste cose, ma vogliamo in modo pragmatico e breve, come dire, continuare a farlo, ma veramente in modo molto pragmatico. Dice che dentro la Bibbia non c'è Dio. Perché? Perché secondo loro è un criminale questo Dio che si trova dentro la Bibbia, qualora fosse Dio, che non è Dio, questo è quello che loro dicono. Ma questa posizione è assurda, perché poi loro si danno, perché voi sapete che Satana è stupido, ecco, e quindi non gli può far dire cose intelligenti. Perché se tu dici, ascoltami bene, cerca di aprire la mente, perché voi avete la mente chiusa, aprite la mente. Noi cristiani vi vogliamo insegnare come vivere con una mente aperta. Seguite questo video. Allora, se tu dici che nella Bibbia non c'è Dio, ma poi dici io di Dio non so niente, e dici che non sai se c'è Dio, e altri dicono che c'è Dio ma non è quello della Bibbia, praticamente stai dicendo che il tuo Dio è uguale a quello della Bibbia. E questo già l'abbiamo detto, ci dispiace ripeterci per quelli che ci seguono, ma sappiamo che non tutti hanno visionato i video precedenti, quindi in modo pragmatico vogliamo ripetere questa grande verità assoluta. Se c'è un Dio, perché alcuni dicono no, c'è Dio, ma non è quello della Bibbia, è un'altra cosa, non lo sanno neanche loro, ma è un'altra cosa, ma c'è sto Dio, allora praticamente lo stai facendo uguale a quello della Bibbia, perché se un Dio c'è, è chiaro che per essere Dio devi avere gli attributi di Dio, quindi devi essere sovrano, devi essere infinito, devi essere onnipresente, devi essere eterno e devi essere onnipotente. Avendo tutti questi attributi, perché per essere Dio, ripetiamo, dobbiamo avere questi, si devono avere questi attributi, è chiaro che questo, diciamo, chiamiamolo ipotetico Dio, ha visto tutto quello che è successo nell'Antico Testamento, che avrebbe fatto questo Yahweh, e non ha fatto niente. Quindi ha avallato, perché appunto essendo Dio ha l'onnipotenza per poter agire e non l'ha fatto, e quindi è uguale. E quindi quando qualcuno di questi gnostici dice no, Dio c'è ma non è quello della Bibbia, o non so che cos'è però è un'altra cosa, lo stai facendo uguale a quello della Bibbia. E siccome c'è questo Dio, è chiaro che tu, in qualche maniera, sei Dio, lo dovresti seguire. E quindi non cambia niente. Noi vi vogliamo invitare ad aprire la mente. Noi continuiamo a farvi la domanda. Voi non potete dire che
il Dio dell'Antico Testamento, che poi è lo stesso del Nuovo, ma questa è un po' un'altra storia, sia stato cattivo o sia cattivo. Perché come fai a dire che è ingiusto quello che lui ha fatto? Qual è la tua morale? Fuori dalla Bibbia voi non potete e non sarete mai in grado di farlo sbandierare nessuna morale. Voi non potete dire né che è giusto né che è sbagliato, perché chi lo dice? Ah, lo dici tu e io dico il contrario. Lo dice il tuo cuore e il mio cuore dice il contrario. Lo dice quello che sta nell'universo, tutti questi discorsi che fate, e noi diciamo il contrario. Qual è il problema? Quindi voi non siete in grado di procacciare nessuna morale. La morale, fuori dalla Bibbia, può essere qualunque cosa. Quindi voi dite che è sbagliato quello che lui ha fatto e noi diciamo di no. Qual è il problema? Ah, ma tu sei a favore degli assassini? Dove sta scritto che non si può fare? Nel tuo cuore? Nella morale? Dove sta scritto? Fuori dalla Bibbia non c'è morale. Il fatto è che voi nella Bibbia decontestualizzate tutto, perché voi pensate che contestualizzare qualcosa sia da circoscriversi a uno o due versi. È vero, ma è una mezza verità, perché c'è anche dell'altro. Bisogna anche prendere in considerazione il discorso che si trova nel suo contesto. Mi spiego. La parola di Dio fin dall'inizio presenta tre grandi verità: paradiso, vita eterna; inferno, morte e peccato. Voi queste tre verità le avete tolte dal contesto, nel nome, perché gli ebrei dicono questo, e andate poi a pescare ad altre religioni. Quando chi si occupa di Bibbia non si dovrebbe occupare di religioni, giudaismo, evangelico, protestante, cattolico, eccetera. Si dovrebbe occupare solo di discorso biblico. Allora, come questi ufologi tirano fuori l'infelice frase che già l'abbiamo spiegata, credo, nel video precedente, noi non ci occupiamo di teologia ma di Bibbia, il che è un'assurdità, perché la teologia si occupa solo di Bibbia, ma questa è un'altra storia, l'abbiamo spiegato, credo, nel video precedente, andatevelo a visionare. Così noi non ci occupiamo né di religioni né di giudaismo, ma di Bibbia. Nella Bibbia si inizia proprio parlando di vita eterna, di morte eterna e di peccato. Se voi togliete questo grande fondamento, potrete far dire alla parola di Dio quello che a voi vi pare. Questo è parte fondamentale, scusate il pleonastico, del fondamento. Sempre se facciamo finta di credere a quello che leggiamo. La Bibbia parla di peccato, peccato. Ci sono una serie di sacrifici di animali per il peccato e voi dite che non c'è peccato. Voi dite che non c'è vita eterna. Se voi cominciate ad ammettere queste verità, potrete capire tante di quelle morti che fino adesso non siete stati o non avete voluto capire. Potreste capire che la vita non è circoscritta a questo mondo e che spesso Dio agisce in un modo che umanamente parlando è incomprensibile, ma che spiritualmente parlando rivela tutto il suo amore, perché togliendo la vita a persone che secondo te non bisognerebbe togliergli la vita, in verità gli stanno dando la vita, perché nell'aldilà c'è un'altra vita. Ma se continuasse a vivere in questo mondo e crescere, questa poi entrerebbe nel pieno del peccato, perderebbe quell'altra vita per passare un'eternità nell'inferno. Questo contesto voi non lo volete accettare. Fate finta che non c'è e andate a pescare versi a destra e a sinistra con una incompetenza estrema. Per parlare della parola di Dio bisogna essere competenti. Per competenza non intendiamo lauree e plurilauree. Gloria a Dio per le lauree, gloria a Dio per gli studi. Non facciamo come fanno anche i nostri legalisti del nostro mondo,
qui non mi riferisco ai legalisti del web, mi riferisco ai legalisti che io ci sono cresciuto con questi qua, che mi hanno sempre dato addosso dicendo che studia la Bibbia non è spirituale. Sì, devi essere ignorante come una zappa per essere spirituale, ma che stai dicendo? Quello che uccide la spiritualità del credente non è né lo studio né l'ignoranza, è non vivere quello che tu sai o quello che tu studi. Quello uccide la spiritualità. Se tu ti studi una cosa sulla parola di Dio e poi non la vivi, uccidi la spiritualità, ma la colpa è della tua negligenza e del tuo peccato, non dello studio. Viceversa, il Signore si è usato di grandi ha innalzato grandi uomini completamente analfabeti, tipo John Bunyan, per fare opere incredibili. E Dio si usa di tutti. Non è questo. Una cosa è certa, per insegnare la Bibbia, predicare la puoi predicare già dal primo giorno, dire Gesù mi ha salvato, e può anche nascere una chiesa. Il mio pastore, quando è stato toccato dallo Spirito Santo nel dopoguerra, non sapeva niente della Bibbia. È andato qui a Genazzano, vicino Roma, è successo un disastro, è sceso tutto il popolo, il prete, i carabinieri, c'è tutta una storia dell'incredibile. Lui non sapeva niente del Vangelo, lui ha detto solo, ero un peccatore e Gesù mi ha salvato. È nata la prima chiesa di Genazzano nel dopoguerra, l'ha fondata mio nonno, Ezio Evangelisti. Pastore anche, adesso si trova alla presenza del Signore, per dire, non sapeva niente. Quindi Dio si usa di tutti, ma per predicare, ma per insegnare verità bibliche bisogna conoscere la parola di Dio, altrimenti di che parli? Tutto questo per dire che queste persone, facenti parte di questi mondi, gnosticismo, massoneria, ufologia, New Age, Scientology, eccetera, si vogliono mettere a fare degli insegnamenti senza alcuna conoscenza, prendendo versi a destra e a sinistra, pensando che siccome si sono parati quattro versi, possono insegnare e dire una marea di sciocchezze, perché hanno completamente tolto il discorso della vita eterna, dell'inferno e del peccato. E per giustificare questo andate dagli ebrei. No, amico mio, io non vado dagli ebrei, io vado nella Bibbia. E poi gli ebrei chi? Il 90% degli ebrei sono atei, o comunque non perseguono nulla di religioni. Da chi devo andare? Dagli ortodossi? Dagli ultraortodossi? Dai riformisti? Dai caraiti? Dai conservatori? E perché non andiamo dagli ebrei messianici? Ah, quelli no! Andiamo dagli ebrei messianici e sentiamo quello che loro ci devono dire. Questo mondo gnostico, massonico, faraonico, malinconico, alcolico, che poi uno ovviamente gioca, no, noi siamo un po' romani, un po' tanto romani, da buoni romani, ci piace di cesce proprio la battuta, il più forte di noi, e poi appunto li chiamiamo così, ma per giocare, per scherzo, non per offendere, no. Non ci piace offendere, non ci piace essere offesi. Beh, ma la battuta ci sta, dai. A Roma la battuta è la virgola. Benissimo. Queste religioni dicono, questi movimenti dicono, la verità non esiste. La verità non ce l'ha nessuno. Allora, dire la verità non esiste è una verità. Che la verità non esiste. È un po' come l'agnosticismo. Sapete che cosa dice l'agnosticismo? Già l'abbiamo detto. L'agnosticismo dice Dio non esiste e se esiste non si può conoscere. Allora, Dio non esiste è una verità, qualora fosse. E se esiste non si può conoscere, cioè che Dio non si può conoscere è una conoscenza che appunto non si può conoscere, è tutto un controsenso. Dire la verità non esiste è una verità, cioè che la verità non esiste. Ecco perché noi vi vogliamo invitare ad aprire la mente, perché avete la mente chiusa.
poi dicono: la verità sta in tutte le religioni. Scusa, ma non avevate detto che la verità non esisteva? E mo mi dite che sta in tutte le religioni? Insomma, sta verità c'è o non c'è? Se sta un po' qui, un po' lì, un po' là, significa che c'è, ma la devi andare a prendere e organizzare. Quindi c'è sta verità. Aprite la mente. Se voi non piegate, il fatto è che voi avete fatto un patto satanico. Questo è il punto. Non magari consapevolmente, ma la maggior parte di voi inconsapevolmente avete fatto un patto satanico dentro di voi. Avete preso questa decisione imperterrita di seguire il vostro cammino. Quello è un patto satanico inconsapevole. Poi c'è pure quello consapevole, ma questa è un'altra storia. Dire la verità è in tutte le religioni, e qui entriamo proprio nel vivo della denuncia, significa abbracciare lo gnosticismo. Lo gnosticismo è una religione che ha come fondamento puro sincretismo. È una religione sincretista. Ecco come si fa a riconoscere un gnostico. Bene, le religioni dite che sono una piaga. Beh, questo è vero. Le religioni hanno fatto molto danno. Guardate la religione cattolica, quanti milioni di persone ha ucciso nel nome di Gesù. Ma che c'entra Gesù? Se Gesù dice non uccidere, non commettere assassinati. Ma non entriamo qui poi, perché nell'Antico Testamento c'era la pena capitale. Questo è in parte, già le abbiamo spiegato, cominciando dallo Shabbat. Abbiamo parlato perché chi infrangeva lo Shabbat, il sabato, veniva ucciso. L'abbiamo spiegato. Andatevi a vedere il video. Quante morti oggi ci sono e quante catastrofi oggi succedono per colpa di questo. Cioè che l'uomo pensa solo a lavorare, al denaro, a esploitare i bambini, esploitare le donne con la prostituzione, eccetera, eccetera, eccetera. Lavoro, 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 soldi, 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 assenza di Dio, eccetera, eccetera, eccetera. Nei 10 comandamenti, nell'originale, quando si legge non uccidere, intende non commettere assassinato. Quindi non ci sono contraddizioni. Quindi, la verità, le religioni sono una piaga. Ma noi trattiamo Bibbia, quindi non ci venite con le religioni, perché le religioni, anche quella nostra, è una piaga, perché i peggio cristiani sono quei evangelici, pentecostali o non pentecostali, che invece di essere convertiti a Cristo, si sono convertiti al proprio presidente, alla propria organizzazione o al proprio pastore. E questi sono i peggio. Meglio avere a che fare con un non evangelico, con uno cattolico, lo preferisco mille volte, ci posso parlare, è una persona intelligente, che parla con una capra evangelico che è convertito al proprio presidente. Non ci si può parlare. Mi trovo, materialmente parlando, mi trovo meglio parlare con un altro che parlare con uno dei miei, tra virgolette, fratelli. Non dobbiamo essere convertiti alle religioni, dobbiamo convertirci a Cristo e alla sua parola. La verità assoluta è la Bibbia. Il mondo religioso ha ucciso una infinità di persone, vero? E questo è da condannare. Ora però il mondo ateo ha ucciso 7 volte di più quello che hanno ucciso le religioni. Quindi con questo non stiamo giustificando le religioni, abbiamo già detto che le condanniamo, non possiamo stare tutta la vita a parlare adesso di questo, andiamo oltre. Tra il mondo ateo e il mondo religioso, stranamente, il mondo ateo è peggiore. La piaga dell'umanità più grande è l'ateismo. Studiate la storia dell'ateismo e non solo.
Loro dicono, questi ufologi, questi gnostici, noi non inculchiamo niente a nessuno. Allora, prima dite che non c'è verità, e questa è una verità. Poi dite, noi non inculchiamo niente a nessuno. E poi dite, fatti la tua verità. Ma scusa, ma non avevi detto di non voler inculcare niente a nessuno? Fatti la tua verità significa inculcare qualcosa a qualcuno, cioè che si deve fare la propria verità. Uno che non vuole inculcare niente a nessuno non si mette a fare video. Aprite la mente. Noi vi stiamo cercando di aiutare. Tu non puoi dire io non voglio inculcare niente a nessuno e poi subito dopo dire fatti la tua verità. Non puoi dirlo. Ma sono sicuro che Satana non vi farà mai capire quello che vi stiamo dicendo. Mai. Io penso che tutti questi 19 video, questo è il 19esimo, se uno solo, giungesse alla verità con questi 19 video, non so manco se ci crederei. Farei come quella fanciullina che quando Pietro fu scarcerato, che bussava alla porta, sentì parlare Pietro e manco gli aprì la porta, andò a dagli altri che stavano pregando per Pietro, che appunto il Signore lo liberasse, e gli disse guardate che Pietro è stato liberato, come dire il Signore ha ascoltato le vostre preghiere, quelli non gli hanno creduto. Farei un po' così se venissi a sapere una cosa del genere, cioè che se uno di tutti questi gnostici, uno solo che hanno visionato i nostri video, che so qualche migliaio, non so tanti di visualizzazioni, su ne abbiamo fatte poche, però forse anche per uno solo va bene. E poi servirà per testimonianza un domani, quando ci sarà il giudizio del grande trono bianco, ma questa è un'altra storia. E anche per la Chiesa servono queste cose, per rafforzare la fede della Chiesa con la verità dell'Evangelo di Gesù Cristo. Non lo so, io personalmente come primo impatto non ci crederei, per dire. Tanto so che siete soggiogati, quindi non volete inculcare la verità a nessuno e poi dite fatti la tua verità. Vabbè. Poi dite, continuate, non vogliamo inculcare niente a nessuno. E poi dite non seguire nessuna religione. Ma come, non avevi detto, non avevate detto che siete un gruppo di gnostici, agnostici, ufologi incredibili, anche se lo negate? Questi birilli, tutta sta gente, organizzazioni, massoneria dietro che prende le sale, che paga. C'è un'organizzazione dietro a livello mondiale, noi lo abbiamo spiegato, che sta spendendo decine e decine e decine, centinaia e centinaia e centinaia di milioni di dollari, altro che la fame nel mondo. Poi vedremo sta fame nel mondo. Quindi non seguire nessuna imposizione è una verità, è una imposizione. Non seguire nessuna religione è una imposizione, anche se la vuoi mascherare, che di no, io ti consiglio, tu, uno che dice noi non facciamo imposizioni, e poi dite io vi consiglio di non seguire nessuna religione, è una imposizione. E poi non seguire nessuna religione, ascoltami bene amico o amica, se una persona ti dice non seguire nessuna religione, ti sta dicendo segui me. Sai perché? Perché lui ti sta dicendo di fare qualcosa, cioè di non seguire nessuna religione, e quindi si aspetta che tu ottemperi a quello che lui ti sta dicendo, impartendo o consigliando, come te la voglia mettere, e quindi se tu lo ascolti hai seguito lui. Aprite la mente. Ecco perché dovete seguire Cristo, la sua parola, la verità assoluta. Cristo è la via, la vita e la verità, è l'unica fonte per andare a quel posto che si chiama terzo cielo, paradiso, vita eterna che voi avete tolto dalla scrittura. E per non andare in quell'altro posto che si chiama inferno, pene eterne, lago di fuoco che voi avete tolto dalla scrittura. Per non essere uccisi dal peccato che porta in quel luogo maledetto che voi avete tolto dal contesto biblico.
non avete argomentazioni, non ce ne avete. Poi dite, dopo sempre aver detto noi non vogliamo inculcare nulla a nessuno, segui il tuo cuore. Ma come? Non avevate detto che non volevate inculcare niente a nessuno, e poi perché devo seguire il mio cuore se la verità non ce l'ha nessuno? Se la verità non ce l'ha nessuno, amico mio, non ce l'ha neanche il mio cuore. Allora sta verità c'è o non c'è? Ma io dico, ma volete aprire questa mente? Aprite la mente. Poi dite, no, siccome io sto facendo così, e certo, siccome tu stai facendo così, tutti quanti dobbiamo fare così. Siccome tu stai facendo delle esperienze, allora tu, ecco qui l'ognosticismo, che ognuno fa le sue esperienze, sono esperienze diverse le une dalle altre, il tutto si fonda appunto, oltre se che su una certa verità scritta, l'altra parte si fonda sulle proprie esperienze, sono esperienze diverse. No, non ci sto. Non ci sto. Noi cristiani, al di là che facciamo anche noi le nostre esperienze, ma non sono il fondamento. Lascia stare i cristiani che non sono maturi nella fede e dicono cose inesatte, è giusto. Ci sono cristiani che non sono maturi nella fede, pure se hanno i capelli bianchi, hanno 20 anni, non dico di panca, ma di fede, ma che non hanno maturato. Il nostro fondamento non sono sogni, anche se la Bibbia parla di sogni, non sono visioni, anche se la Bibbia parla di visioni, non sono esperienze, anche se la Bibbia ce le fa fare, è quello che è scritto, è quello che è scritto. Altrimenti, se fosse così, se 2000 persone fanno esperienze tutte diverse le une dalle altre, come si fa a dire quale esperienza è giusta e quale è sbagliata? Ci deve essere un fondamento. Ecco perché il Signore ha scritto un libro e poi lo ha suggellato con la vita del suo figliuolo, ma questo lo avete tolto dal contesto biblico, perché voi dite il Nuovo Testamento non c'entra niente con l'Antico. Certo, non vi conviene, avete tolto tutto. Tutte queste imposizioni, che voi dite che non fate imposizioni, e tutte queste verità, che voi dite che non c'è verità, ma presentate tutte queste cose come vere, sono prettamente gnostiche. E per fortuna che dite noi non inculchiamo niente a nessuno, figuriamoci se lo faceste. Ma... E per fortuna... Vabbè. Nessuno può dire dove sta la verità, ma è una verità. Nessuno può dire dove sta la verità. Vabbè, comunque, poi dite che noi ci scanniamo, che siamo tutti quanti divisi. È lo stesso giochetto dei cattolici, no? Che per dimostrare la loro veridicità puntano su tante cose. Una su tutte, diciamo, sulla loro unione, ma la loro unione è stata creata con la spada, col fuoco, e quindi non è unione, è imposizione, mentre la nostra disunione è libertà di pensiero. E ci è costata cara, perché siamo stati uccisi. Mio nonno è stato in galera, mio nonno, Ezio Evangelisti, è stato in galera per predicare l'Evangelo di Gesù Cristo, perché era in vigore la legge Buffarini-Guidi. Capito? Capito? Quindi, il fatto che noi siamo divisi non annulla poi quello che dice la Bibbia. Anche voi siete tutti divisi. In famiglia siete tutti quanti divisi. Anche le famiglie completamente atee. Lo zio contro il cugino contro lo zio, e il nonno contro a... Per dire, no? Mo ve la dico alla romana. Quale mondo non è diviso? Queste cose le abbiamo già detto. Allora, di che parliamo? Volevo dire una cosa, ma mo non mi viene. Vabbè, fa niente. Quindi noi siamo divisi, voi invece fate del tutto per dividerci ancora di più e per distruggerci.
Bene, poi dicono, allora, voi dite che l'anima esiste? Così ho sentito nei vostri video, l'anima esiste, ok? Io posso dire che l'anima esiste, noi diciamo che l'anima esiste, non solo, anche lo spirito. Ma voi come fate a dire che l'anima esiste? Se voi non ascoltate la Bibbia. Ah già, perché voi dite la verità sta un po' dappertutto, giusto? Quindi voi dite che nella Bibbia non c'è la verità, però qualcosina di verità c'è, quindi andate a prendere queste. Perché prendete questa e quest'altra no? Per prendere questa verità unica nella Bibbia, perché l'altra cosa non è verità? Qual è la verità che stabilisce che quella è la verità? Come si fa a dire che quella è la verità, quel pezzetto nella Bibbia è verità, perché voi dite la verità sta in tutte, un po' di verità sta in tutte le religioni? Come fate a dire che quella parte è vera e l'altra no? Come fate a dire che quella parte è verità se poco prima avevate detto che non c'è verità? Noi più vi conosciamo, io non lo so, ma ve l'abbiamo già detto, io penso che se continuate così va a finire che Satana non ci sta più a capire niente con voi, sta sull'orlo del suicidio, vedete, sta lì sulla nuvoletta che lo stanno a reggere, che se lo butta giù di sotto, oddio mi suicido, pensate se uno di questi mi viene qua nell'inferno che me umbina, mi mette tutti sotto sopra, mi fa la rivoluzione, Sancho Panza a vittoria, Pancho Villa. Scusate la battuta, ma quando ce vo, perché voi siete una barzelletta. Voi siete da teatro, ma non voi come persone. Quello che dite, ma beh, stiamo dicendo, cioè queste sono parole, cari fratelli, in ascolto, che se voi andate nel web e sentite questi ufologi che girano l'Italia, questi ufologini, questi gnosticini, i grandi maestri, i piccolini, dicono queste cose. Insegnano questo. È una barzelletta. Quindi c'è anima. E come puoi dimostrarlo fuori dalla Bibbia? Non si può dimostrare. Tu dici che c'è anima, io dico di no. Tu dici, ah, l'ho vista, e c'hai, te sei mangiato mezzo chilo di carbonara e t'ha dato al cervello. Come la mettiamo? Ma poi dicono, la tua anima in questo piano esistenziale è inattiva, quindi la devi attivare. Allora questa è una verità, che l'anima mia è inattiva e la devo attivare, è una verità. Allora c'è la verità. Poi dice, se tu non esci dalle religioni, la tua anima rimane inattiva, alta verità. Poi dovrà fare il suo percorso, incarnazioni, sincretismo, gnosticismo, che va a pescare da altre religioni, tra cui l'induismo, che parla della reincarnazione già 3000 avanti Cristo. Insomma, sta verità, ci sta o non ci sta? E poi come puoi dimostrare che l'anima è inattiva? Tu dici che l'anima è inattiva, io dico di no. Chi c'ha ragione? No, perché lui dice, perché è scritto, perché io dico di no. Lo gnosticismo è il male dell'umanità. Anche se voi negate, alcuni di voi, di essere gnostici, i vostri frutti vi palesano, insomma, quello che voi siete. Noi vi riconosciamo non attraverso solo quello che dite, ma attraverso i vostri frutti. Se voi dite di non essere un qualcosa, ma poi operate in modo tale che confermate invece che lo siete, mi dispiace, cari amici. Ci vuole il risveglio, è una verità. Cioè che non sei sveglio, che stai dormendo. Le donne nella Bibbia! Ah, le donne nella Bibbia. Mo' adesso non ci mettiamo nelle donne nella Bibbia. Ma basta entrare
basta uscire fuori di casa. No, no, siccome voi dimostrate che forse avete la seconda elementare, e scusate per quelli che hanno la seconda elementare, ma qui si tratta oltre che di studi e di conoscenza anche di intelligenza, perché uno può essere pure l'uomo più ignorante del mondo ma essere intelligente, oppure essere laureato, e io nel mio lavoro, che so quasi tutti laureati, ho visto non poca gente laureata capra. Quindi non l'intelligenza è una cosa, la conoscenza è un'altra. Se tu fossi un po' intelligente, basta che tu esci fuori di casa e vedi come vive la donna nella nostra società. E se tu avessi fatto almeno la quinta elementare, forse sapresti che la nostra società occidentale, anche se è, diciamo, areligiosa, tra virgolette, ha fondato tutta la sua concretizzazione sulla Bibbia. E l'uguaglianza e la parità dei sessi, la nostra società l'ha presa dalla Bibbia. Laddove non c'è la Bibbia, altre società che reggono la propria società fuori dalla Bibbia, tipo il Corano, andate a vedere come vivono le donne. Voi dite no, perché nella Bibbia è andata a prendere il versetto, quello non è il contesto, il versetto fuori dal contesto non è altro che un mero pretesto. Se voi entrate nelle nostre chiese evangeliche, voi vedrete che le donne non le trovate appese al muro con tre uomini dietro che la frustano. Forse è il contrario, per di questa è una battuta, concedetecela. Non mi pare che siano così le donne. Venite nelle nostre chiese a vedere come stanno le donne. Non mi pare che siano così. No, perché è scritto che la donna non deve insegnare. Ecco il solito versetto. Quando è scritto che c'erano le figlie di non so chi che profetizzavano, profetizzare, se io ce l'ho lì, ti prendo il vocabolario della lingua greca e non solo, profetizzare come secondo insegnamento c'ha rivelare cose che devono avvenire, ma come primo insegnamento c'ha insegnare verità, parlare e non solo, eccetera, eccetera, eccetera. Il fatto che ci sono compiti diversi non significa annichilire la figura della donna, ma anche in famiglia. Se l'uomo si mette a fare i compiti della mamma, fa un disastro. Infatti la mamma viene e gli dice al marito: vattene, perché stai a fare un macello, vattene. Giusto? Perché ha dei compiti che solo lei sa fare, in linea di massima. Poi capita pure che a volte la donna non sa fare il suo lavoro, o l'uomo non sa fare il suo lavoro, e quindi ce l'avete sempre con questa donna. Ma mai che prendete il Corano e ce l'abbiamo là e condannate il Corano perché in Afghanistan portano le donne nel portabagagli. Questo non lo fate. Come mai? Ve lo diciamo noi, perché siete dei codardi, ve lo continuiamo a dire. Mai. Giustamente volete difendere i bambini, no? Che sono morti nella Bibbia 3000 anni fa, ma mai che dite una sola parola di solidarietà con il Corano in mano, denunciando i bambini che nel Medio Oriente vengono addestrati a 7-8 anni con i mitra, con i fucili, e gli vengono messe le bombe dentro le tasche per farli scoppiare, perché poi l'organizzazione islamica gli dà i soldi alle famiglie, il vitalizio a vita. Queste cose non le fate. Ah, non si può parlare di tutto. Sì, va la racconta a qualcun altro. Noi non portiamo l'anello al naso. Siete degli ipocriti, siete dei vigliacchi. Non vi regge la pompa con nome e cognome e dire: questo è il Corano, noi lo condanniamo. Non si possono uccidere i bambini nel nome di una religione, con bombe come cintura, eccetera, eccetera, eccetera. Questo non vi fa ribollire il sangue. A voi il sangue ve lo fa ribollire solamente quando di mezzo c'è la Bibbia e il Cristo vero. Non avete argomenti.
Non avete argomenti, potete dire solo sciocchezze, menzogne, eccetera, eccetera, eccetera. Le chiese sono colpevoli, le religioni sono colpevoli della fame nel mondo. Al di là del fatto che le religioni hanno la loro colpevolezza e noi lo condanniamo questo, cominciando dalla Chiesa Cattolica, ma non solo, anche tutte quelle organizzazioni evangeliche, che invece di fare del bene con le proprie organizzazioni, tipo adozioni a distanza, e non fanno arrivare i soldi, e se li mettono in tasca, noi queste cose le denunciamo e le condanniamo e diciamo l'inferno ti aspetta. Detto questo, è condannato, andiamo oltre perché non possiamo stare tutto il video a condannare questa situazione. Voi dite, la fame nel mondo, la distruzione dei bambini, la povertà dipende dalle religioni. Mi sa che, ripeto, qui è proprio ignoranza, oltre che intelligenza e oggettività. Hai mai sentito parlare del signoraggio bancario? Della sovranità monetaria? Del TTIP? Della massoneria? Del gruppo Bilderberg? Della trilaterale, del trattato di Maastricht, del trattato di Lisbona, delle OMC, del FMI, del IFRI, la cosa francese, del CFR, del disegno atomico nucleare, della conquista dello spazio. Hai mai sentito parlare di Giacinta Auriti? Le conosci queste cose? Tu dici che la fame del mondo dipende dalle, dite voi, dalle religioni, voi gnostici, voi ufologi, voi agnostici, eccetera, eccetera, eccetera. Ma queste cose le avete mai sentite nominare? Il trattato di Nizza, sapete che cos'è? Il trattato di Amsterdam? Conoscete i trattati dell'Unione Europea? Conoscete i trattati mondiali? Conoscete tutti i trattati transatlantici che vogliono fare e che in parte hanno fatto? Conoscete l'OGM? Conoscete la Monsanto? Tutte queste cose che abbiamo nominato sono massoniche. Sono sotto la massoneria e poi dicono la massoneria è come di un altro po' dicono il sale della terra. No, il sale della terra dice la Bibbia che è la Chiesa, quella vera, non le religioni. Le religioni sono l'oppio della terra, la Chiesa vera è il sale della terra che non deve diventare insipido. E poi dite non dovete andare in chiesa, non dovete andare nelle chiese. Non dovete aiutare le chiese, quelle vere, lasciamo stare quelle false. Tutte queste sono imposizioni e per fortuna che voi non dovete imporre nulla. E poi queste a casa mia sono verità. Ma, comunque, tutto questo è semplicemente per dare inizio a questo video, per vedere... per vedere con chi abbiamo a che fare, a chi stiamo rispondendo, perché adesso cominceremo, no, iniziamo subito ed entriamo nell'oggetto del presente video. Allora, perché questo video? Questo video nasce per rispondere dottrinalmente, fantastico, qui entriamo nel, diciamo, nel campo dottrinale, a una grande aberrazione che questo mondo ufologico, con il suo birillo di turno, qui in Italia, ma è già storia vecchia, sono un paio di secoli che gira sta sciocchezza, avallata anche dal mondo cattolico, e che noi andremo, con l'aiuto del Signore e per la sua grazia, a distruggere. E per entrare lo faremo, come dire, descrivendo sempre questi mondi, come presentano
la loro posizione. E quindi loro dicono, vediamo, vi vogliamo dire una cosa, e cominciano a tirare fuori il mondo cattolico, no? Perché quando gli pare lo usano a loro convenienza, come pretesto, o si inventano una storia dell'incredibile e cominciano a dire, noi vi vogliamo dire una cosa, voi cattolici siete stati ingannati, e tutti noi non siamo cattolici, ma insomma ci incuriosiamo, Dio, l'hanno ingannati. Il collegio cardinalizio, il prelato, il papato ha ingannato i suoi fedeli. Oddio, che è successo? Ci siamo incuriositi. Sì, vi hanno ingannati, vi hanno occultato, vi hanno insabbiato il sapere, vi hanno annebbiato, vi hanno velato, vi hanno appannato la vista, non avete più occhi per guardare, vi hanno ottenebrato la mente, anzi vi nascondono risolutamente, grettamente tutta la verità. E quindi voi vi dovete svegliare, ma adesso noi vi diremo tutta la verità. E tutti quanti che si stavano, tutti quanti ci si reggeva alla sedia, ci si reggeva gli uni gli altri, e ci si confortava gli uni gli altri davanti queste grandi rivelazioni per poter capire cosa mai il prelato, il collegio cardinalizio, il papato, tutti quanti questi hanno fatto questo mega complotto nei confronti dei propri fedeli, dell'umanità, di tutto il mondo, per celare chissà quale verità, che improvvisamente uno qualsiasi sul web, che non sa né parlare né sa se zitto, a un certo punto non si sa con quale competenza stava per rivelare. Tutti noi, ahimè, tutti che si chiamava, che si telefonava, chi chiamava il proprio parente all'estero, guarda, connettiti qui perché c'è uno che sta per fare la mega rivelazione, eccetera, eccetera, eccetera. Quando era giunto il momento perché costoro finalmente rivelassero a tutto il mondo cattolico e a tutto il mondo questa grande verità, nel farlo essi dicono, vi presenteremo la documentazione che riporta quanto vi stiamo per rivelare. Tutti quanti forse ci siamo detti, forse sono andati al deep web a cercare questa grande verità, chissà quale canale hanno mai dovuto investire per giungervi. Alla fine presentano il documento che nasconderebbe questa grande verità a tutto il mondo cattolico. Ebbene, cari amici, ce l'abbiamo anche noi questo documento segretissimo, dove si trova la più grande verità del secolo che questi mondi ci hanno voluto rivelare. Ecco a voi il documento. Vi hanno nascosto. Nessuno vi ha detto. Vi stanno prendendo in giro, ma noi vi diciamo quello che loro vi stanno nascondendo. Dove lo vanno a prendere? In una qualsiasi Bibbia cattolica, che qualsiasi persona sulla faccia della terra può acquistare. Questa costa un pochettino, ma al supermercato trovi quelle che costano 3 euro e portano la stessa scrittura di questa che adesso leggeremo. L'hanno aperta. Adesso la leggeremo. E hanno detto, appunto, vi stanno prendendo in giro la gente. Come dire, uno che qualcuno dirà, ma loro non leggono la Bibbia. Ascolta, se voi dite che siete intelligenti, una persona che va a scuola e non studia, la colpa non è della scuola, del direttore o degli insegnanti, è di chi non studia. Ok? Se i cattolici non leggono quello che c'è scritto qua dentro, la colpa non è né del e qui non stiamo difendendo, ci mancherebbe i cattolici, ma è la situazione buffa, non stiamo difendendo né il collegio cardinalizio né niente, ma la colpa in questo caso non è del collegio cardinalizio, non è del papato, non è del prelato, è di chi non legge. Quindi dire che loro hanno nascosto questa grande verità, che adesso vedremo in che consiste, e poi dopo prendi una qualsiasi Bibbia e gliela leggi davanti una webcam,
è praticamente l'equivalente a una persona che dentro al cervello, detto proprio alla romana, c'ha tre bacarozzi. Due girano la corda e il terzo sarta. Ci fanno un video, ci fosse uno solo, che nei commenti sottostanti al video avesse rappresentato questa grande figuraccia. Hanno nascosto, vi hanno nascosto, vi stanno nascondendo, vi stanno prendendo in giro, vi stanno occultando. Noi vi riveleremo la verità. La Bibbia sta qua dentro, nei commenti interni o sottostanti o adiacenti o in appendice, dipende dove stanno, dei libri canonici. Bene. Siccome il video si sta dilungando, se voi avete... allora... abbiate pazienza. Se voi avete la Bibbia di Gerusalemme, questa qua, che dovrebbe essere del 60, mi pare, mo... vabbè, mo stiamo a perdere un sacco di tempo. Nelle loro Bibbie, praticamente c'è scritto. Ecco, noi non, quindi qui, parentesi, devo cercare di capire come lo devo dire, perché se lo diciamo male, poi non si capisce. Allora, noi qui, come vedete, non c'è da condannare che il prelato, il collegio cardinalizio e il papato abbiano nascosto, perché come vedete, mo bando agli scherzi, come vedete l'hanno messo nero su bianco, quindi hanno fatto sì che questa informazione fosse disponibile a tutto il mondo. Ecco. Ripetiamo, se uno va a scuola e non studia, la colpa non è né dei professori, né del ministero all'istruzione, né del direttore, né dei tuoi genitori, ma la colpa è tua, che devi studiare, perché i tuoi genitori ti dicono studia, ma tu non studi, e poi la colpa è tua. Quindi in questo non hanno colpa. La colpa però sta nell'aver asserito una cosa del genere per andare a distruggere la Bibbia. Ecco, questo sì. Il collegio cardinalizio, perché poi quello che vi viene inserito qua dentro, viene avallato dal responsabile di turno, che è sempre un cardinale o due cardinali, e infine il papato. Quindi il collegio cardinalizio sta facendo del tutto per distruggere poi la veridicità della parola di Dio. Qual è questa veridicità? Se tu vai in questo libro qua, dove iniziano i profeti maggiori, si inizia a leggerli con il libro di Isaia. Eccolo qua. Isaia. Prima di Isaia ci sono dei commenti introduttivi a tutti i profeti, tra cui c'è anche il profeta Isaia. Però io per forza di cose ve lo vorrei leggere. Allora lo leggerò di corsa, velocissimamente, e ve lo farò leggere anche a voi. Venite con noi. Eccolo qua. Guardate quello che scrivono. Allora, si vede poco. Isaia è il più grande dei profeti messianici. Il Messia, vediamo, che egli annunzia, è un discendente di Davide che farà regnare sulla terra la pace e la giustizia e diffonderà la conoscenza di Dio. Un tale genio religioso ha profondamente segnato la sua epoca e ha fatto scuola. Mi fermo perché sto vedendo se riesco a farvelo vedere, ma qui non si vede nacca. Si conservarono le sue parole e vi si fecero aggiunte. Ecco qua, qui sta dicendo che praticamente il libro di Isaia non l'ha scritto solo lui, ma che qualcun altro vi ha fatto delle aggiunte.
Il libro che porta il suo nome è il risultato di un lungo lavoro di composizione di cui è impossibile ricostruire tutte le tappe. Il piano definitivo richiama quello di Geremia secondo il greco e di Ezechiele 1:12, oracolo contro Gerusalemme, e Giuda 13:23, oracolo contro le nazioni, 24:35, promesse. Ma questo piano non è rigido. D'altra parte, l'analisi ha mostrato che il libro seguiva solo imperfettamente l'ordine cronologico della carriera di Isaia. È stato formato a partire da parecchie raccolte. Certi raggruppamenti risalgono al profeta stesso, quindi non tutti. I suoi discepoli immediati o lontani hanno riunito altri complessi, glossando talvolta le parole del maestro o facendovi delle aggiunte. Quindi praticamente il collegio cardinalizio, il papato, eccetera, eccetera, stanno dicendo che ci sono delle aggiunte. Poi vedremo meglio il perché. Gli oracoli delle nazioni raggruppati in 13 a 23 hanno raccolto brani posteriori, in particolare 13-14. Contro Babilonia dell'esilio, aggiunte più estese. Le aggiunte più estese sono l'Apocalisse di Isaia 24-27, che il genere letterario e la dottrina non permettono di collocare oltre il secolo V, quindi ci sono più Isaia avanti Cristo. Una liturgia profetica dopo l'esilio 33, una piccola Apocalisse dal 34 al 35 che dipende dal Deutero Isaia. Infine si è messo in appendice il racconto all'azione di Isaia al momento della campagna di Sennacherib 36 al 39, ispirandosi a Seconda Re 18-19 con l'inserzione di un salmo post-esilico messo in bocca a Ezechia 38 versi 9 a 20. In seguito il libro ha ricevuto aggiunte ancora più considerevoli. I capitoli dal 40 al 55 non possono essere opera del profeta dell'VIII secolo, quindi del 700 avanti Cristo. Non solo il suo nome non è mai menzionato, vedete un po', ma il quadro storico è posteriore a quasi due secoli. Gerusalemme è presa, il popolo è prigioniero in Babilonia. Ciro è già in scena e sarà lo strumento della liberazione. Certo, l'onnipotenza divina potrebbe trasportare il profeta in un avvenire lontano, separarlo dal presente e cambiare le sue immagini e i suoi pensieri, ma ciò suppone uno sdoppiamento di personalità e una dimenticanza dei suoi contemporanei, come se fosse un bipolare, insomma, verso i quali è stato inviato, che sono senza esempio nella Bibbia e contrari alla nozione stessa di profezia, che fa intervenire il futuro solo come un insegnamento per il presente. Questi capitoli contengono quindi la predicazione di un anonimo, un continuatore di Isaia, un grande profeta come lui che, in mancanza di meglio, noi chiamiamo Deutero Isaia o il secondo Isaia. Poi ci sarà anche un trito Isaia. Egli ha predicato in Babilonia tra le prime vittorie di Ciro. Vabbè, poi qui continua, qui c'è dell'altro, poi qui dice l'ultima parte del libro è stata considerata come l'opera di un altro profeta che si chiama il trito Isaia, il terzo Isaia, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, cari amici, questo è appunto quanto abbiamo letto qua. Questa è la Bibbia. Ok, e questo è quanto abbiamo letto. Ok, allora, al di là del fatto maccheronico, rocambolesco, delle affermazioni di questi mondi ufologici, new age, agnostici, eccetera, eccetera, eccetera,
noi qui possiamo vedere come la Chiesa Cattolica, nelle loro Bibbie, dice che ci sono più Isaia, almeno due, oltre a quello vero. E quindi c'è un deutero Isaia e poi c'è un trito Isaia. Ok, questa situazione nasce dopo, diciamo, la venuta del Cristo, vabbè, adesso poi dopo ne parleremo, diciamo che nel 1800, con la nascita dell'Alta Critica, si è veramente sviluppato in modo esponenziale questo pensiero dei più Isaia. Perché questo? Perché l'Alta Critica non ammette la profezia. L'Alta Critica dice che ci si trova davanti uno scritto che presenta una profezia, in automatico bisogna portare lo scritto alla data di quella profezia, perché la profezia non può esistere, il soprannaturale non può esistere. Quindi rinnegano il soprannaturale nella parola di Dio. La Chiesa Cattolica ha abbracciato questa posizione, che appunto prenderà forza nel 1800, e soprattutto ai nostri giorni, e comincerà ad avallare. Ora, che cosa fa questo mondo ufologico? Questo mondo ufologico presenta gli scritti della Chiesa Cattolica. Dice: vedete, siete voi stessi che lo dite. Sì, ma voi chi? Il Collegio Cardinalizio? Il Cattolicesimo? Ma come già detto nei video precedenti, i cattolici in teoria sono 1,2 miliardi, che poi non sono 1,2 miliardi, sono sì e no 700 milioni. Perché la maggior parte, il 1,2 miliardi nasce dal fatto che uno nasce, un bambino nasce, viene battezzato e diventa cattolico, ma poi per tutta la sua vita non andrà mai più in una chiesa cattolica, quindi non so cattolici. Quindi alla fine i cattolici veri e propri si riducono a 700 milioni. Ma facciamo finta che so 1,2 miliardi, ma ce ne sono altri, un altro 1,2 miliardi che sono composti di 200 milioni o 250 milioni di protestanti, che sono gli anglicani, i luterani e i calvinisti, e 1 miliardo di evangelici, tra cui di questo 1 miliardo di evangelici solo 700 milioni siamo noi, che siamo gli evangelici pentecostali. Qualcuno dice: ma tu sei evangelico o pentecostale? No, i pentecostali siamo evangelici per eccellenza, anzi, con tutto rispetto per gli altri. Siamo così come i battisti e tanti altri, per carità. Ma noi siamo proprio evangelici puro sangue, proprio il ceppo del mondo evangelico, il ceppo pentecostale. È così grosso che a un certo punto ci hanno cominciato a mettere gente, pastori falsi, pastori massoni, pastori gesuiti, scusate, lo dico chiaro e tondo, per poi infiltrare cattive dottrine, far cadere la gente per terra e far credere al mondo che siamo, che questo siamo noi. No, questo non siamo noi, questi sono loro che ci hanno bucato e ci hanno infiltrato, e polli tutti quei evangelici che gli vanno dietro. Noi denunciamo queste cose in maniera tale che le persone possano comprendere che non siamo tutti così. Quindi, quando questo mondo ufologico dice: vedete, voi stessi lo dite, voi chi? I cattolici. Ah, sì. Questo è avallato dal Collegio Cardinalizio e noi lo denunciamo. Perché questa roba qua è roba di Satana. Non è vero che ci sono stati tre Isaia, non è mai stato dimostrato. E adesso noi affronteremo il tema da un punto di vista tecnico, quindi con competenza. Vogliamo vedere le loro osservazioni. Allora, questo si trova nella pagina 1525 della Bibbia di Gerusalemme, non so se è degli anni 60 questa, comunque, bene o male, ho visto che parecchie Bibbie cattoliche riportano queste frasi sataniche e infelici, perché praticamente stanno loro stessi, abbiamo letto, che non considerano attendibile il fatto che profezia, che Isaia si sia sdoppiato per fare una profezia del genere.
quindi rinnegano la profezia biblica. Rinnegando la profezia biblica, rinnegano la Bibbia stessa, rinnegano il Cristo. Bene, allora, loro dicono: si conservarono le sue parole e vi si fecero aggiunte. Certi poi dicono, certi raggruppamenti risalgono al profeta stesso. Stiamo rileggendo quello che abbiamo già letto qua. Ce lo siamo scritto per poterlo commentare qui. Ci siamo scritti, diciamo, quello che abbiamo letto, così seguiamo la linea. Che se no poi dopo ci scordiamo, no? Le cose, invece ci abbiamo l'indice. Poi hanno detto, i suoi discepoli immediati o lontani hanno riunito altri complessi glossando talvolta le parole di Isaia o facendovi delle aggiunte. Nota bene, glossare significa interpretare. Quindi loro stanno dicendo questo, che hanno aggiunto delle cose secondo la loro interpretazione. Poi hanno scritto sempre qua. Ricordiamo che questo viene avallato dal collegio cardinalizio e dal papato, quindi è ufficiale. E noi dobbiamo noi ci dispiace per tutti i cattolici che ci seguono, ma noi abbiamo il comandamento che non possiamo amare gli altri più di Dio o più della verità. Quindi noi denunciamo questa posizione anticristiana. Poi dicono, gli oracoli delle nazioni, capitoli 13 e 23, hanno raccolto brani posteriori, quindi che non sono di Isaia, vedete tutte le cose che stanno dicendo? Aggiunte più estese sono l'Apocalisse di Isaia, capitoli dal 24 al 27, che il genere letterario non permettono di collocare oltre il secolo V, il genere letterario. Quindi spostano la profezia biblica di Isaia di 250 anni, annullano la profezia. Poi abbiamo letto una piccola Apocalisse, capitoli 34 e 35, dipende invece dal Deutero Isaia. Continuano a negare la paternità di Isaia. Infine si è messo, continuano, in appendice alla fine, quindi hanno aggiunto, il racconto dell'azione di Isaia al momento della campagna di Sennacherib, capitoli 36 e 39, ispirandosi a Seconda Re 18 e 19, potete leggerlo. Quindi Isaia, secondo loro, non avrebbe scritto, secondo il cattolicesimo e secondo l'alta critica che il cattolicesimo avalla, un bel nulla. In pratica si dice che dal capitolo 1 al capitolo 39 l'avrebbe scritto Isaia e dal capitolo 40 al capitolo 63 l'avrebbe scritto un secondo Isaia e o un terzo Isaia, chiamato trito Isaia. Dei capitoli 1 a 39 ci sono alcuni capitoli o alcuni piccoli pezzetti che anche lì non avrebbe messo il dito Isaia. Poi vedremo, piccole parti, ma comunque, bene. Poi loro prosegue questa posizione, nomina Ciro, includendo nell'affermazione che non può essere Isaia ad averlo scritto, perché loro dicono non può essere stato Isaia a nominare Ciro, perché seppur l'onnipotenza divina potrebbe sì trasportare il profeta in un avvenire lontano, separandolo così dal presente, testualmente stiamo leggendo, e cambiare le sue immagini e i suoi pensieri, ma, dicono loro, ciò suppone uno sdoppiamento di personalità e una dimenticanza dei suoi contemporanei verso i quali è stato inviato, che sono senza esempio nella Bibbia e contrari alla nozione stessa della profezia, che fa intervenire il futuro solo come un insegnamento per il presente, quindi si tratta di un anonimo o continuatore di Isaia, che noi chiamiamo Deutero Isaia, il quale ha predicato in Babilonia ai tempi di Ciro. Potremmo andare avanti, ma ci viene veramente da piangere. Quindi non può essere una profezia perché presuppone uno sdoppiamento di personalità
e una dimenticanza dei suoi contemporanei, pensate, presupporrebbe questo, verso i quali è stato inviato e quindi non può dimenticare, perché se fa una profezia li dimentica, e questo non trova alcun esempio nel resto della Bibbia. Bene, allora noi gli domandiamo se hanno mai letto Osea, Gioele, Amos, Abdia, Giona, Michea, Naum, Abacuc, Sofonia, Ageo, Zaccaria, Malachia, Apocalisse, Luca 21, Luca 21, 29, Matteo 24, non lo so, le hanno mai lette queste cose, queste profezie, questi passaggi? E che erano tutti bipolari, come dicono loro, uno sdoppiamento della personalità, e che sono stati tutti bipolari allora i profeti minori, i profeti maggiori, Geremia, Babilonia, che parla sia della Babilonia presente che di quella futura, queste cose le abbiamo. Allora, no, noi ci occupiamo tra l'altro di escatologia, queste cose le abbiamo sempre insegnate nei nostri video. Bene. Allora, ricordate che a me, diciamo, fa piacere quelli che mi chiedono i video sull'Apocalisse. Mo, presto o tardi dovremo iniziare, perché me li state chiedendo già in diversi. E quindi, giustamente, è nostro dovere rispondervi. Ma guardate che c'è molta più Apocalisse in tutti i profeti minori che nella stessa Apocalisse. Se vuoi veramente conoscere l'Apocalisse, quello che succederà negli ultimi tempi, te devi leggere attentamente più volte tutti i profeti minori. Ripetiamo, c'è molta più Apocalisse nei profeti minori che nella stessa Apocalisse. Quindi, per capire l'Apocalisse, devi leggere l'Apocalisse, Daniele, che è appunto camminano a braccetto, e tutti i profeti minori. Inoltre Isaia presenta una marea di passi dell'Apocalisse. Quindi, se rifiutiamo Isaia come profeta che avrebbe profetizzato Ciro, Babilonia, eccetera, eccetera, perché appunto bipolare, perché dobbiamo rifiutare tutte le profezie di Isaia, cominciando da quelle messianiche. Davanti a questa affermazione, l'alta critica alza le mani, non sa cosa rispondere. Ma andiamo avanti. Bene. Distruggendo la paternità di Isaia, in questo modo si distrugge la profezia biblica. Ora c'è un qualche cosa di molto importante, vi vogliamo portare a navigare con noi. Venite. Allora. Ok, scusate. Ecco. Bene. Allora, da questo momento... Ok, siete qui con noi. Allora, loro dicono, Isaia non può essere stato. Perché non può essere stato? L'abbiamo già detto, lo vogliamo ripetere. Non può essere stato. Perché appunto non può aver profetizzato, perché c'è lo sdoppiamento, perché c'è il bipolarismo, perché non sarebbe stato corretto nei confronti dei suoi contemporanei, eccetera, eccetera, eccetera. Però dicendo questo, il collegio cardinalizio, il papato e tutto il prelato si mette contro lo stesso libro di Isaia, perché Isaia dice esattamente il contrario. Se noi andiamo a vedere Isaia capitolo 44, Isaia 44,
eccolo qua, mettiamo un pochino più grande, ok. Allora, Isaia 44 verso 6 all'8 dice: così ha detto il Signore, il Re di Israele, il suo Redentore, il Signore degli eserciti: io sono il primo, io sono l'ultimo, non vi è Dio alcuno fuori di me. Chi come me che abbia chiamato e dichiarato e ordinato quello che io stabilì il mio popolo antico? Poi dice: annunzio loro quei dì, le cose future e quelle che avverranno. Non vi spaventate, non vi smarrite, non ti ho io fatte intendere e dichiarate queste cose già ab antico, e voi me ne siete testimoni. Evvi alcun Dio fuor che me? Non vi è alcun'altra rocca? Io non ne conosco alcuna. Qui Isaia stesso, ovvero il Dio attraverso Isaia, ci sta dicendo che lui dimostra di essere Dio anche attraverso la profezia, quella che negano non solo i gnostici, i massoni, la New Age, l'alta critica, ma adesso anche il mondo cattolico stesso, non tanto i fedeli quanto il collegio cardinalizio e il papato. Ma andiamo avanti. Isaia 45:21. Allora, Isaia 45:21 dice: annunziate loro e fateli appressare ed anche prendano consiglio insieme. Chi ha fatto intendere questo ab antico? Chi l'ha annunziato già da lungo tempo? E non sono io esso il Signore, fuori del quale non vi è alcun altro Dio? Il Dio giusto e salvatore, fuori di me non v'è alcun altro. Ecco qui che dice che io ho annunziato già da lungo tempo. Quindi proprio il carattere di Isaia presenta proprio la profezia. E quello che loro contestano, sia l'alta critica che anche la Chiesa Cattolica, è la parte che va dal 40 al 66, che è la seconda parte. Guarda caso, è proprio quella parte che dice queste cose, che dimostra che Dio è Dio proprio perché usa la profezia. Quindi dimostra questo, che non è vero affatto quello che lui dice, e questo va a confermare ulteriormente, oltre tutte le prove che porteremo, che Isaia è l'unico autore del libro. Che ne dicano i cattolici, che ne dicono i massoni, che ne dicono i gnosticini, che ne dicano questi quattro ufologini che vanno facendo video senza alcuna competenza e che si contraddicono da soli, come abbiamo già potuto vedere all'intro del video, del presente video. Isaia sempre 46, quindi ci troviamo nell'ultima parte, dal verso 9 al 10, dice: ricordatevi delle cose di prima. Scusate che sto parlando, poi mi va via un po' la voce. Ricordatevi delle cose di prima, che furono già ab antico, perciò che io sono il Dio e non viene alcun altro fuori di me. Io ne sono pari a me. Annunzio da principio alla fine. Cioè, il carattere di questa parte, di questa seconda parte, dice proprio che lui annunzia da principio alla fine. E ab antico le cose che non sono ancora fatte, che dico, il mio consiglio sarà stabile, io metterò ad effetto tutta la mia volontà. Voglio vedere una cosa nella mia Bibbia, abbiate pazienza. Io questa Bibbia non la cambio per niente al mondo, questa è la vecchia Diodati, che tutte
queste porcherie che scrivono in appendice, non nel testo vero. Il testo vero, i testi canonici, nulla da dire, ma l'appendice, come vedete, è completamente antibiblico. Allora, io volevo vedere una cosa che sta qua. Allora, quando noi abbiamo letto questo qua, e infatti è come dicevo io, lo stavo pensando, ho detto però fammi controllare perché a volte posso dire delle cose che non sono corrette. Qui dice che annunzio da principio alla fine e abbantico le cose che non sono ancora fatte, che dico il mio consiglio sarà stabile ed io metterò ad effetto tutta la mia volontà. Quindi, qui in questo è il capitolo, no, però io voglio andare a quello precedente, eccolo qua, capitolo 45, che è il 21. Voglio fare così. Allora, il capitolo 45, il verso 21 dice: annunziate loro e fateli apprezzare ed anche presentano consigli insieme chi ha fatto intendere abbantico, chi l'ha annunziato già da lungo tempo, non sono esso io il Signore. Quindi qui in questo capitolo 45 sta dicendo che il Signore annuncia già abbantico, ha annunziato già da lungo tempo le cose, e quindi che lui dimostra che praticamente è il Dio attraverso anche la profezia, perché le profezie che si trovano nella Bibbia non le troverete in nessun altro libro sulla faccia della terra, cominciando da quella porcheria di libro di Nostradamus che racconta solo frottole, se l'avete letto. E quindi è talmente precisa la parola di Dio che addirittura ha fatto delle profezie dando addirittura il nome della persona. Quindi loro dicono che siccome lui ha fatto questo, l'alta critica, la Chiesa Cattolica, dicono che siccome nella seconda parte del libro che va dal capitolo 40 al capitolo 66 vi si trovano queste profezie, non può essere possibile, anche perché si tratterebbe di uno sdoppiamento e tutto quanto. L'alta critica dirà: no, non è possibile, il soprannaturale, eccetera, eccetera. Ma proprio qui, nel capitolo 45, parla di Ciro. Così ha detto il Signore a Ciro. Siccome non è possibile, secondo loro, questo, ora finché lo fa l'alta critica, lo possiamo capire perché sono massoni, perché sono gnostici, perché sono atei, eccetera, eccetera. Ma quando lo fa la Chiesa Cattolica, veramente ci cascano le braccia, perché qui in questo capitolo che parla di Ciro, al verso 21, lui dice: io queste cose le annuncio abantico o già da lungo tempo, per dimostrare appunto che io sono Dio. È lo stesso capitolo che ti dice che si tratta di una profezia e non di un fatto contemporaneo, sempre se facciamo finta, questo rivolto agli ufologini, agli ufologi, ai gnostici, se facciamo finta di credere a quello che leggiamo. Allora facciamo finta o non facciamo finta? Perché qui si dice sempre di far finta di credere a quello che si legge, ma poi in verità non si fa mai finta. Potremmo andare avanti, potremmo andare nel capitolo 48, verso 3 a 5, e continuare e dire: io annunziai già abantico le cose di prima e quelle uscirono dalla mia bocca ed io le feci intendere, poi di subito le ho fatte e sono avvenute. Quindi è esattamente tutto l'opposto. Benedetto il santo nome del Signore. Vabbè, allora, se fosse vero quello che dicono i cattolici,
visto che loro però accettano, non si capisce perché, le profezie messianiche, dovremmo scartare tutte le profezie messianiche che si trovano nel libro di Isaia, che noi le abbiamo contate per voi. Personalmente le abbiamo contate per voi. Non è che abbiamo visto, sono totte, che qualcuno ce l'ha detto, no. È un lavoro che abbiamo fatto noi per voi. Sono circa 122. Poi parleremo meglio di questo 122. Ora, il fatto che Isaia viene tanto attaccato è proprio per queste profezie messianiche. 122 profezie messianiche solo in Isaia. E non ci venite con la storia agli ebrei, perché gli ebrei le riconoscono le profezie messianiche, solo che le profezie messianiche si dividono in due gruppi, il Messia re e il Messia ucciso, morto e risorto. Quella parte lì loro la rinnegano, ma le altre le riconoscono tutte, gli ebrei ortodossi, eccetera, mentre invece gli ebrei messianici riconoscono anche le altre. E poi noi non ci occupiamo di religioni ma di Bibbia, quindi non andiamo a pescare gli altri. Come questi ufologi dicono la frase infelice, io non mi occupo di religione, di teologia, noi diciamo non ci occupiamo di religioni ma di Bibbia. Quindi atteniamoci alla Bibbia, non lasciamo stare le religioni, sempre se volete far finta di credere a quello che vi è scritto, nel suo contesto però. Quindi vita eterna, inferno, peccato, eccetera, eccetera. Ora, la domanda del milione è, cominciamo adesso a smontare il fatto, continuiamo a smontare il fatto che si trovano più Isaia. Allora, se fossero stati più Isaia a scrivere, Isaia, scusate, pleonastico, ovvero se ci fosse stato, oltre che un proto Isaia, ci fossero stati anche un deutero Isaia e un trito Isaia, già con questo qui che vi abbiamo mostrato, possiamo cominciare a vedere che quello che dice l'alta critica, quello che dicono i massoni, quello che dicono i gnostici, quello che dice la New Age, quello che dice l'agnosticismo, quello che dice Scientology, quello che dice l'alta critica e quello che dicono i cattolici, i rappresentanti dei cattolici, salutiamo tutti gli amici cattolici che ci seguite, dobbiamo difendere la Bibbia, non è un attacco, ma è cercare di difendere la Bibbia dagli attacchi, che è diverso. Ok? Noi amiamo più la Bibbia che tutto il resto. Perché la Bibbia non è un libro, è Cristo. Impara, con tutto rispetto parlando. Quindi solamente con queste cose che noi abbiamo letto nella seconda parte, che va dal 40 al 66, che è la parte che si vuol mettere in discussione, ovvero non vuol essere attribuita a Isaia, ok? Con questo qui abbiamo visto che è lo stesso Signore che dice che qui si parla di profezie e non che non sono profezie. Allora che fai? Dio dice, no, io sto annunciando le cose già ab antico, queste sono profezie, e poi invece non ci presenta delle profezie? È una contraddizione, non è vero, non si fa finta di credere a quello che si legge. Si sta dilungando sto video, vorrei sbrigarmi. Un altro punto che ci dimostra che Isaia, è stato scritto da un solo autore, sono le profezie messianiche. Qualsiasi persona conosca la parola di Dio sa perfettamente che le profezie messianiche nell'Antico Testamento sono circa 330 minimo. Potrebbero essere di più, ma siccome non è chiaro, quindi allora si va, vabbè, 330, però so sicure, circa. Ok. Ora, di queste 330 profezie messianiche, un terzo di queste, solo un terzo, si trovano solo nel libro di Isaia. Nel libro di Isaia si trovano 122
profezie messianiche su un totale di 330 circa. E queste profezie si trovano dal primo capitolo al 66° capitolo. Se fossero stati tre Isaia a scrivere il libro di Isaia, sarebbe stato impossibile far sì che tre teste potessero mettersi d'accordo, guarda caso, nell'inserire nello stesso scritto ben un terzo, quindi circa il 33%, virgola 33333, delle profezie messianiche in un solo libro. E tutte quante con lo stesso linguaggio. Troppe coincidenze, amici miei. L'alta critica, lo gnosticismo, la massoneria, il collegio cardinalizio, il papato, si sono schierati contro Cristo, anticristo, e noi denunciamo questo fatto e dimostriamo con competenza, perché ci vuole competenza per insegnare, se no non puoi insegnare, puoi fare una predicazione, ma insegnare è un'altra cosa. Allora, che ci stanno a fare le facoltà, le università, i professori? Che esistono a fare? I libri, i dizionari biblici, che esistono a fare? Non ci, ma tu, tuo figlio, ce lo mandi a scuola. Tu manderesti a scuola tuo figlio con un professore all'università, nelle superiori, che non ha alcuna competenza, che non capisce niente. Ce lo manderesti. Ma quando si parla di Bibbia tutto è contemplato. Ripeto, tutti possono predicare se sono nati di nuovo, ma insegnare è un'altra cosa. L'altra critica, allora, dice, l'altra critica dice, e anche la Chiesa Cattolica, a quanto pare, sottolinea la divergenza letteraria di alcune parti. Ma io dico, ma voi, ma dove vivete? Chiunque conosce un po' di letteratura, noi non siamo esperti in letteratura, però noi sappiamo, l'ABC, che ci sono stati grandi scrittori di letteratura e non solo, che durante la loro esperienza letteraria hanno completamente trasformato il proprio stile di lettura, a tal punto che se tu vai a leggere un loro scritto agli inizi della propria carriera e vai a leggere quelli degli altri scritti che hanno appunto concretizzato la fine della propria carriera, sono due persone completamente diverse da quelle che stanno scrivendo, pur essendo stati scritti da un'unica mano, un'unica mente, un'unica persona. È normale. Io mi occupo di amministrazione, mi sono occupato di altra amministrazione, ho lavorato col penale, insomma, lavoro, faccio un certo tipo di lavoro, non sto qui a dire le mie cose personali, ci mancherebbe, però, insomma, nel mio lavoro scrivo, non so scrivere, perché sono figlio di uno che sapeva scrivere, perché adesso non sta più bene, il babbo, ma il mio babbo è stato un erudito, insomma, uno che scriveva a un certo livello, lo chiamavano per presentargli delle bozze di libri perché lui le correggesse, non c'aveva tempo poi, infatti gli diceva sempre di no. Però insomma, quindi so, pur non sapendo scrivere, so riconoscere chi sa scrivere, perché io non so scrivere, scrivo per carità, nel mio lavoro scrivo, ma so di non saper scrivere. Saper scrivere è un'altra cosa, no? Ecco. È un'altra cosa, io so fare altro nella vita, però diciamo nel mio lavoro utilizzo un linguaggio prettamente amministrativo, ci sono delle regole ferree, che non puoi scrivere in modo diverso, eccetera, eccetera. Se tu vedi come io scrivevo 20 anni fa, scrivevo in modo completamente diverso di oggi. È normale.
Quindi è normale che ci siano delle differenze di tipi di scrittura nel libro di Isaia, dal momento che Isaia ha portato avanti il proprio ministero per decenni. Inoltre, il linguaggio culturale, le influenze, le richieste del popolo implicano questo. Per esempio, noi oggi stiamo utilizzando dei termini che 10 anni fa non usavamo: computer, desktop. Addirittura oggi cammini in mezzo ai negozi e invece di scriverci saldi, trovi scritto sale. Io dico sale, ma che bello nel sale questi. Sale, saldi, le influenze delle nazioni estere, la stessa richiesta del popolo che a me è stato detto: ah, perché tu parli un po' troppo, allora sono sceso, ho cominciato a parlare un po' più alla mano, un po' più romano, così non c'ha, certe persone hanno l'impatto quando parliamo difficile, e noi non abbiamo mai parlato difficile perché siamo contrari. Abbiamo sempre parlato in modo semplice. Però siccome alcuni dicono, ah, questi, perché qui pare che chi studia è una persona da perseguitare, sempre è stato così, sia dentro il cristianesimo che fuori, eppure noi non siamo degli studiosi, tra l'altro. Noi nel nostro piccolo sappiamo delle cose, sì. Abbiamo studiato, ma non è che stiamo dalla mattina alla sera sui libri. Il fatto è che coi decenni, da bambino, io sono qui in mezzo a tutto questo mondo e dopo decenni, decenni e decenni, vuoi o non vuoi, un po' di roba, ecco, scendiamo, un po' di roba mi è entrata in testa, cominciando anche dalle lingue originali, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, quindi è normale, il popolo richiede un certo tipo di linguaggio molte volte e lo scrittore si adegua. Tutte queste cose qui nella letteratura, eccetera, eccetera, fanno parte delle regole anche. Poi tutto questo lo vedremo un pochino meglio più avanti. Benissimo. Ora. Vabbè, questo qui, ok, già l'abbiamo detto. Si cerca sempre l'alta critica per distruggere la paternità di Isaia e quindi distruggere tutto il libro di Isaia e quindi la figura messianica di Cristo e quindi l'Antico Testamento, e quindi poi si vuole negare che il Nuovo Testamento c'entri con l'Antico. C'è un disegno diabolico in tutto questo, ok? Si è portato Isaia prima a un secondo, poi a un terzo, quindi che da un periodo di tempo che va dal 750 avanti Cristo fino addirittura al 200 avanti Cristo, il che è impossibile per le ragioni già espresse e per tutto quello che ancora vedremo, perché siccome noi abbiamo competenza del linguaggio originale della Bibbia, l'ebraico biblico o l'ebraico classico, vi mostreremo anche alcune cose. E quindi si vuole completamente annullare questo personaggio. Bene. Allora, è molto strano pensare che un popolo come gli ebrei, che qui bisogna conoscere gli ebrei e il giudaismo, un popolo così rigoroso nel conservare le proprie tradizioni, le proprie memorie, i propri scritti, abbiano perso ogni traccia di uno o forse del più grande profeta che loro abbiano mai avuto, fino al punto di giungere a pensare che ci sono più Isaia, perché non si sa chi ha scritto questo libro. Questo è falso. Il fatto è che i massoni stanno dappertutto e ci sono anche massoni in mezzo agli ebrei. Ecco perché loro presentano le affermazioni fatte da alcuni massoni, tra cui anche ebrei, tra cui anche dell'università di, non so, di Jaffa, di Gerusalemme, eccetera, eccetera, dove dei massoni ebrei hanno detto delle falsità e loro dicono, vedete, l'hanno detto gli ebrei, ma quello è un massone ebreo.
Andiamo a sentire tutti quanti gli altri studiosi e valutare tutte le posizioni. Noi vi stiamo presentando adesso un discorso tecnico, un discorso veramente, possiamo definirlo scientifico. È risaputo che per inserire un nuovo scritto, sia negli scritti veterotestamentari, sia negli scritti post, diciamo, del giudaismo moderno, col Talmud e tutto quanto, è impossibile. Quando è stato chiuso il canone biblico è stato chiuso circa nel 400 avanti Cristo. Come tu puoi portare un terzo Isaia nel 200 avanti Cristo quando nel 400 avanti Cristo è stato chiuso il canone? Non regge, non regge. Il canone veterotestamentario è stato chiuso nel 400 avanti Cristo. E questi sono dati oggettivi. Ma siccome la gente è ignorante, non sa nulla e si vuole mettere in cattedra a insegnare gente che è involucrata con lo gnosticismo, che non sanno manco loro quello che dicono, ufologi, navi spaziali, Elohim, no? Che nessuno sa quello che vuol dire Elohim, quando invece è vero, si sa perfettamente quello che vuol dire, e poi loro dicono che questi Elohim sono degli extraterrestri, sono, che questi sono marzianini, ma questi si sono fumati i peyote del Messico. Solo un infelice o un satanista potrebbe pensare che degli scritti sono stati inseriti nel 200 avanti Cristo nei scritti ufficiali, soprattutto il libro di Isaia. Pensare che ogni traccia del profeta vero Isaia si sia perso nel giudaismo va oltre i confini della realtà intellettuale razionale. Invece di pensare alle divergenze, perché loro dicono, no? No, ci sono dei, diciamo, c'è una struttura di linguaggio un po' diversa o diversa, no? Tra la prima e la seconda parte, quindi questo ci fa pensare ai più Isaia. Abbiamo dimostrato, e anche la stessa letteratura ci dimostra che questo è normalissimo, ma quello che invece non è normale è vedere le grandi somiglianze che si concretizzano in tutto il libro, dal primo all'ultimo capitolo, e attribuire queste grandi somiglianze a più autori, quando queste grandi somiglianze addirittura non si riscontrano più nel resto dei libri. Alcune di queste. Pensare questo significa essere incompetenti, irrazionali, satanisti e massoni. Bene, veniamo a noi. Allora, se noi ci soffermiamo sulle sorprendenti ed eccezionali punti di estrema somiglianza, vedremo che il termine santo di Israele, oltre che nel libro di Isaia, si trova anche in tutto il resto dell'Antico Testamento, il termine santo di Israele. Okay. In tutto l'Antico Testamento, oltre che nel libro di Isaia, si trova 5 volte il termine santo di Israele. Ora, se tu vai nel libro di Isaia, questo termine lo trovi dal capitolo 1 al capitolo 39, 12 volte, che sarebbe quello che gli viene attribuito a Isaia. E dal capitolo 40 al capitolo 66, che sarebbe la parte che non gli verrebbe attribuita al profeta Isaia, si trova 13 volte lo stesso termine. Wow! E questi tre Isaia, a distanza di 3, 4, 500 anni di distanza, che non si sono né visti né conosciuti, si sarebbero messi d'accordo come? Attraverso i marzianini.
per scrivere tutti quanti la stessa cosa, che in tutto l'Antico Testamento si trova solo 5 volte fuori dal libro di Isaia? Immagino che questi qua che si mettono in cattedra, che dicono sì sì è vero, sono più Isaia perché lo dice la Chiesa Cattolica, perché lo dicono gli ufologi, perché lo dice il birillo di turno, perché lo dice il batte la pesca di turno, immagino che tutti questi abbiano studiato, siano preparati, abbiano sentito persone che hanno competenza nella materia. Certo, se te vai a sentire, tu quando parla uno, la prima cosa che gli devi chiedere è sei massone? Perché se sei massone stai certo che non ti dirà tutta la verità, ma per dirti la verità te la mischierà, per dirti, scusate, la menzogna te la mischierà con la verità. Quindi se a questo qui noi ci aggiungiamo, quindi oltre quello che abbiamo detto, che il santo di Israele si trova 12 volte dal capitolo 1 al 39, 13 volte dal capitolo 40 al 66 e solo 5 volte nel restante Antico Testamento, se a questo qua ci aggiungiamo un terzo, il fatto che un terzo delle profezie messianiche, cioè 122 su 330, si trovano tutte nel libro di Isaia dal primo al 66esimo capitolo, possiamo cominciare a capire che non ci possono essere più Isaia, ovvero si tratta di un solo Isaia o no? Aprite la mente, non abbiate la mente chiusa. Esistono vari termini, mo adesso Nazar, Nazir, Nezer, Netzer, Nazar, un po' diversi, ma vogliamo soffermarci solamente su un termine, che è Netzer. Allora, Netzer, io non mi ricordo il numero che è dello Strong, ce l'ho qua nel vocabolario, il numero, eccolo qua, questo è il vocabolario di ebraico biblico, questo qua è Netzer, spero che si veda, il numero sullo Strong è 5342, quindi io vado a scrivere, allora vediamo, Netzer, scrivo così, allora 5342, che è 5342? Sì, 5342. Allora, eccolo qua. Mo dovrebbe da subito, vediamo. Eccolo qua. Accipicchia subito, ma ha dato. Eccolo qua, Netzer. Allora, questo termine, Netzer, ok? Che normalmente perché poi la radice sarebbe, diciamo, Nazar, poi è la prima forma, ma la radice è questa qua, è la Nun, la Tzade e la Resh senza le vocali sotto, la radice è sempre nuda, altrimenti non è radice, Nazar. Mentre invece, ecco, Netzer, doppio segolo, accento sul primo. Netzer, ok? Ecco qua. Germoglio, getto, rampollo, virgulto, eccetera. Rinnovo, brote, un brote di una pianta, eccetera, eccetera. Allora. Di questo qua occorre solamente 3 volte in tutto l'Antico Testamento, 3 volte e basta. Qualcuno dirà, ma lì c'è scritto 4, eccolo qua. Non date retta a questo, no che sia sbagliato, ci mancherebbe altro che lo Strong sbagli. No, è che lui ti dice 4 volte perché ti prende in considerazione anche i libri deuterocanonici, che a noi ce ne può portare di meno dei libri deuterocanonici, che sono una favola.
non sono canonici. Dice, ma deutero non significa che so falsi, pure se non significa che non so falsi, lo sono, punto e basta. Non sono canonici. Lo stesso Gerolamo ha ammesso che questi libri da lui tradotti nella Vulgata non sono canonici, lo ha detto Gerolamo, lui stesso lo ha detto, ma adesso questa è un'altra storia. Quindi qui appare 4 volte, ma nei libri canonici, che sono 66, ok, tra cui 39 dell'Antico Testamento, ok, di questi 39 libri canonici appare solo 3 volte, ok. Di queste 3 volte appare una volta nel libro di Daniele e 2 volte, indovinate dove? Nel libro di Isaia. Dove appare? Uno nel capitolo, nel famoso capitolo 11 di Isaia, e l'altro nel capitolo 60 verso 21. Nel capitolo 11, se non vado errato, dovrebbe essere il primo verso. Un po' vedere, c'ho qui l'originale. Sì. Veyatza e uscirà Hotter, Ramo, Miggezza, Ishai, eccolo qua, Venezer. Quindi, e uscirà Hotter, Ramo, Miggezza, da ceppo, da un ceppo, Ishai, Yesse, quindi da Yesse, Ve, congiunzione E, Netzer, Ve Netzer, un germoglio, quindi è Isaia 11 verso 1, esatto. E poi riappare nuovamente nel capitolo 66, giusto? Nel capitolo 66 verso 21. Allora, quindi noi abbiamo tutto un termine che è Netzer, che è questo qua, però io adesso lasciate sta qua, andiamo sull'originale, che è questo. A me, quando io leggo meglio l'originale che le traslitterazioni. Allora, Netzer, questo qua appare 3 volte, lo sto a dire a romana, 3 volte, vabbè, abbiate pazienza, noi romani, 3 volte, appare 3 volte in tutto l'Antico Testamento. È una parola rarissima, Netzer, mentre invece Nazar appare più volte, più di 60, ma adesso il numero esatto non me lo ricordo, comunque sta scritto qua, Nazar quante volte appare? Sì, 61 volte, c'avevo ragione, più di 60. Però adesso lasciamo stare Nazar con Nazireo, con, c'è tutta una storia dell'infinito bellissima, però adesso. Quindi Netzer è un termine rarissimo, nella scrittura è rarissimo, cioè 3 volte in tutto l'Antico Testamento e basta. E quindi è altamente significativo che questo termine appare 2 volte, di queste 3 volte, solo nel libro di Isaia, e la prima volta appare nella prima parte che verrebbe attribuita a Isaia, e guarda caso la seconda parte che non verrebbe attribuita a Isaia, il capitolo addirittura 66 che verrebbe attribuito a un trito Isaia del 200 avanti Cristo, quando il canone biblico era chiuso da 200 anni perché si è chiusa nel 400 avanti Cristo, ti appare nuovamente una parola rarissima, Netzer. E voi date retta, voi ufologini, ai vostri capi, i vostri birilli di turno, i vostri capi, i vostri gnostici, i vostri massoni, e voi cattolici date retta al collegio cardinalizio, al papato che vi dice ste stupidate? Ma sentite quelli che conoscono la Bibbia. Lasciate stare sta gente qua che la conosce malamente. Lasciatela stare sta gente qua. Andate dai cristiani veri, che non è un movimento, perché in mezzo di noi c'è tanta apostasia, lo ha detto la parola di Dio, la maggior parte dei nostri, la maggior parte, più del 70%, non vi voglio dare il numero esatto, se no vi demoralizzo, più del 70% degli evangelici stanno in apostasia,
È un dato allarmante da morire. Tant'è che il Signore ha detto: quando io verrò, la troverò la fede. La fede, il valore, la predicazione, il credere veramente a quello che c'è scritto, il seguire, il vivere. Lasciate stare le religioni, seguiamo Cristo. Questo non vogliamo abbracciare la denominazionalismo. Dobbiamo sempre essere coerenti, coscienti, razionali. Una identità ce la devi avere, un nome ce lo devi avere, ma non è il nome che ti dà la verità poi, eh? Ma siamo evangelici, perché ci dobbiamo dire, i primi credenti furono chiamati cristiani proprio perché devi avere un nome. Poi da qui a entrare nell'orgoglio denominazionale, quello si chiama satanismo, o la denominazionalismo, anche quello è satanismo, è stato creato niente meno che dal Vaticano, con Concilio Vaticano II, ma questa è un'altra storia. Quindi, come vedete, la paternità di più Isaia, al libro di Isaia, è una sciocchezza. Netzer ne è un altro esempio di quello che stiamo dicendo. Benissimo. Allora, andiamo avanti. Se tu leggi, mo adesso qui siamo entrati un po' in quello che è il linguaggio originale, potremmo proseguire con questa storia, però poi dopo dici: ah, io non capisco il linguaggio originale. Va bene, ok, allora le nostre Bibbie sono tradotte benissimo, anche queste sono tradotte bene. A parte le frasi infelici che troviamo in appendice o prima. Se noi leggiamo le nostre Bibbie, qualsiasi Bibbia, tranne quella dei Testimoni di Genova, possiamo vedere che sono tradotte bene, che l'uso di immagini di fuoco per rappresentare il castigo di Dio ricorre in tutto il libro, dimostrando così quanta unità letteraria di stile, insomma, si trova in tutto il libro. La cosa che ci lascia disarmati, che ci lascia perplessi, sconvolti, di quanta ignoranza c'è da parte soprattutto dell'alta critica e anche da questi che hanno scritto queste cose qua, è che se tu studi la storia dei profeti post esilio, sai che significa post esilio? Non vi vogliamo dare troppe informazioni perché poi dura 40 ore sto video, cercate di capire. I profeti post-esilio non si sono mai preoccupati per l'idolatria dei cananei su Canaan, del popolo in Canaan, del popolo ebreo in Canaan. Praticamente questo discorso è quasi nullo, nullo. Mentre invece in Isaia è presente in tutto il libro. Ora, se fosse vera l'ipotesi o la pseudo-ipotesi o la pseudo-chimera o la no pseudo o la grande chimera che ci sarebbero più Isaia, che una addirittura sarebbe del 200 avanti Cristo e l'altro del 400, del 500, quello che è, come mai si sarebbe scostato, inserendo appunto invece questo argomento, perché lo troviamo in tutto il libro di Isaia, che si preoccupa del fatto che c'è l'idolatria cananea, del suo popolo, come interagisce con questa, si sarebbe discostato da un punto di vista letterario da tutti quanti gli altri profeti, perché sarebbe stato l'unico che avrebbe parlato di una cosa che nessuno si è mai sognato degli altri profeti del post-esilio di fare, salvo qualche rarissimo accenno. Mentre invece il libro di Isaia è cosparso di questo. Questo avvalora ulteriormente che si tratta di un Isaia. Ah, ma questo, no, queste cose, voi quando vi dicono le cose non vi andate mai a informare, non aprite mai la mente. Cioè credere, dopo tutta questa informazione, credere che ci sono stati
Più Isaia significa avere la mente come un fagiolo, chiusa. Aprite la mente. Il problema della datazione del libro è sorta, guarda caso, dopo la morte e la risurrezione del Cristo. Lo scrittore Yehuda ben, com'era che si chiamava? Ben Sirade, Ecclesiastico, lo sappiamo tutti chi è Ecclesiastico, Yehuda ben Sira, non mi ricordo se è Yehuda ben Sira o Gesù ben Sira. Allora, facciamo così, va? Sira, eccolo qua, ben Sira. Però è figlio di Sirà. Eh sì. Dovrebbe essere Simone, figlio di Gesù, chiamato figlio di Sira. Va bene. Allora, questo scritto è datato il 200, ok. Il 200 avanti Cristo, questo scritto, apocrifo, quello che te pare, ci mancherebbe, è del 200 avanti Cristo. Nel 200 avanti Cristo, questi, anche se è uno scritto apocrifo, però erano tutti dottori, dicono, nel capitolo, mi pare, 44-45 di questo libro, che il libro di Isaia era un pezzo unico ed era stato scritto tutto da Isaia nel 200 avanti Cristo. Cioè le testimonianze che andranno contro questa cosa qua sono tutte dopo Cristo. Perché? Perché gli ebrei che si sono dati allo gnosticismo, che sono stati tanti, noi sappiamo che gli scritti gnostici sono tutti ebrei, sono stati scritti dagli ebrei, e quindi hanno voluto distruggere la Bibbia, soprattutto Isaia. Ecco perché sono stati loro a voler screditare Isaia, come attribuendo più personaggi a questo libro di Isaia, che poi l'alta critica l'ha portato all'ennesima potenza. Ecco perché ci sono ebrei che stanno in massoneria all'Università di Gerusalemme che vanno dicendo sciocchezze. Ecco perché noi vi diciamo sempre: informatevi se vi è qualche ebreo, se è qualche massone dietro a queste affermazioni. Questo è molto importante. Mamma mia, quanto è tardi. Il Qumran possiede una copia di tutto il libro di Isaia, datato il 200 avanti Cristo, il che significa che minimo è stato copiato da un altro libro che era del 400 avanti Cristo. Ed è un blocco unico. La Settuaginta ci fa capire che si trattava di un unico libro ed è stata scritta da 71 rabbini e avallata dal sommo sacerdote. Qualcuno dirà: no, ma noi non, gli ebrei non sono d'accordo, a noi non ci interessano
le religioni, quello che fanno perché sono contrari a Cristo. La Settuaginta è una revisione della Bibbia, come lo è la revisione fatta in italiana, in inglese, in portoghese, come te pare, ed è buonissima. Nessuna revisione è perfetta, ma questo è un altro discorso. Anche quelle nostre non sono perfette, i testi originali, ma da qui a cambiare, a stravolgere il linguaggio o il messaggio, mi pare eccessivo. Il fatto che gli ebrei non sopportano la figura del Messia come Gesù. Ecco perché odiano la Settuaginta. Ma gli ebrei messianici non la odiano. Ah. Per terminare, dulcis in fundus, se facciamo finta di credere a quello che vi è scritto, possiamo vedere che fu lo stesso Gesù a parlare di Isaia. Oppure i suoi discepoli. E mai nessun rabbino dell'epoca troviamo che li abbia smentiti. In Matteo 3:3 è scritto: il profeta Isaia disse: vi è uno che grida nel deserto. Qui sta parlando di Isaia 40, lo sappiamo tutti. Poi, Matteo 4:14, ancora parla del profeta Isaia. E qui sta parlando di Isaia 8:23, Isaia 9:1-2. Ancora Matteo 8:17. Perfetto. Matteo 8:17. Ancora parla di Isaia. E qui sta parlando di Isaia 53. Ancora abbiamo Matteo, vediamo se 12:17. Ancora parla di Isaia e sta parlando di Isaia 42, verso 14. Ancora abbiamo Matteo 13, verso 14. E sta parlando di Isaia. Dice: bene, udirete, ma non intendete. E sta parlando di Isaia 6:9. Ancora abbiamo Matteo 15, verso 7. E parla di Isaia. E sta parlando di Isaia 29. Ancora abbiamo Luca 20:42. E sta parlando sempre di del Salmo che non c'entra niente con Isaia. E quindi ci siamo sbagliati. Fa niente. Giovanni, succede, no? Perché tu non ti sbagli mai? Ancora parla di Isaia. E parla di Isaia 53, ma verso 1, perché attenzione, Isaia 53 non è una profezia. In Isaia 53 ci sono una marea di profezie. E in Isaia 53 viene profetizzata la morte e la risurrezione di Cristo. Attenzione. Giovanni 12, verso 38, parla sempre di Isaia 53. Eccolo qua. Isaia. Ma non solo. Fatti 8:28. Parla sempre di Isaia 53. Eccolo qua. Isaia. Romani 9. Qui è il rabbino Paolo, uno, il più grande rabbino, 27, che ci fu al tempo. Eccolo qua. Isaia. Parla di Isaia 10, Isaia 11, Isaia 1, Isaia 1:9, Isaia 11:11, Isaia 10:20-21,
E qui è il rabbino Paolo a parlare, il più grande rabbino, che fu anche un chacham, cioè un sapiente. Potremmo proseguire con Romani 10, 20, 21, che parla di Isaia 65, 1 e 2. Romani 15, 12 parla sempre di Isaia 11, 10 e anche Isaia 49, 6. Quindi noi vediamo che sia Gesù, sia gli apostoli, tipo Matteo, Luca, sia il rabbino Paolo, parlarono di Isaia investendo così i capitoli 40, i capitoli 8, capitolo 8, capitolo 9, capitolo 53, capitolo 42, capitolo 6, capitolo 29, capitolo 61, capitolo 53, capitolo 10, capitolo 11, capitolo 1, capitolo 65, capitolo 49, quindi investendo tutti quanti i capitoli, sia dall'1 al 39 che l'Alta Critica attribuisce a Isaia, e sia dal 40 al 66 che l'Alta Critica non attribuisce a Isaia, ma sia Gesù, sia gli Apostoli, sia Paolo attribuiscono a Isaia tutti questi capitoli. Ci sono troppe testimonianze che ci fanno comprendere che la posizione dell'Alta Critica è una posizione massonica gnostica e la posizione del prelato, del collegio cardinalizio e del papato è una posizione anticristiana, anticristo. Inoltre, come si può dire che non c'è correlazione fra Nuovo Testamento e Antico Testamento se solo con Isaia vi sono una marea di referenze all'Antico Testamento e al Dio dell'Antico Testamento e al Yahweh dell'Antico Testamento solo con il termine Isaia. Quando ci sono centinaia di riferimenti nel Nuovo Testamento nei confronti dell'Antico Testamento e del Dio dell'Antico Testamento, le persone che dicono che non c'è relazione tra il Dio del Nuovo Testamento e il Dio dell'Antico Testamento e fra il Nuovo Testamento e l'Antico Testamento sono persone o che sono di una ignoranza unica, non capisco perché si mettono poi a insegnare, oppure sono satanisti, gnostici, massoni, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, è chiaro che ci si trova davanti a gente che mente spudoratamente, completamente irrazionale, e che non fa altro che seguire i loro capi. Per concludere, le stesse regole dell'alta critica create dall'alta critica impongono che bisogna accettare un unico Isaia come autore, compitore e scrittore di questo libro. Perché? Perché dicono le regole dell'alta critica che quindi, e andiamo a concludere, dicono le regole dell'alta critica che finché non ci vengono portate sufficienti prove per dimostrare il contrario, cioè che Isaia non sarebbe l'unico scrittore del suo libro, finché non ci vengono portate sufficienti prove, questo non potrà mai essere avallato. Beh, queste prove non ci sono mai state fornite. Anzi, le regole sulle quali si fondano tutte queste ipotesi dei appunto due autori anonimi sono le più fragili che siano mai state riscontrate in tutta la storia della cultura e della letteratura. E con questo concludiamo, cari amici, perché questo video si è dilungato abbastanza. Ora, se la verità assoluta, cari amici gnostici, non esiste, che cercate?
Se la verità assoluta non esiste, che cercate? Se la verità assoluta non ce l'ha nessuno, è una verità assoluta questa, che la verità non ce l'ha nessuno. E soprattutto perché fate dei video? Se in fondo voi non volete inculcare nulla alla gente. Bene, e potremo andare avanti, ma andremo a ripetere quanto già detto nell'intro. Quindi vi lasciamo con queste parole, cari amici gnostici. Aprite la mente, uscite fuori da questi schemi, da questa prigione che la massoneria vi ha creato. E siate liberi pensatori. Che Dio vi benedica, con voi è stato sempre Alessio Evangelisti, se Dio vuole ci vediamo al prossimo videoprogramma. Shalom.